Buonasera e ben ritrovati con l'informazione sportiva. Calcio Serie C in primo piano perché è terminato senza colpi dell'ultima ora il mercato del Gubbio. Ultimo innesto è stato il centrocampista Bove dopo la coppia lituana Megelaitis-Dubičkas. In uscita invece ceduti i centrocampisti Cenciarelli e Andrea Conti, il fantasista Sbaffo, l'esterno offensivo Battista e gli attaccanti Sorrentino, Manconi e Cesaretti. Questo è il bilancio della finestra di mercato di riparazione, con attenzione ora riposta agli svincolati e al mercato estero per integrare soprattutto il reparto d'attacco. Intanto la squadra è in Veneto perché domani alle 17.30 c'è la sfida del Menti contro il Vicenza capolista. Torrente pronta a confermare il 3-5-2 che negli ultimi 10 giorni in 3 gare ha portato a casa 9 punti, con unico dubbio in mediana tra Ricci e il neoarrivato Bove per rilevare lo squalificato Lacti. Il tecnico del Vicenza Di Carlo dovrebbe invece optare per il 4-4-2 con l'ex Marotta e uno tra Guerra o Arma coppia d'attacco. Ai box per infortuni invece il Folignate e Giacomelli. Da segnalare che i biancorossi in chiusura di mercato hanno innestato nel motore l'esterno offensivo Nalini dal Crotone. Arbitro della partita sarà Federico Fontani di Siena e vi ricordiamo che potrete seguire Vicenza Gubbio domani dalle 17.25 su RGM Tredio o canale 604 del Digitale Terrestre, mentre lunedì sera alle 21 su TRG torna il salotto sportivo di Fuorigioco. Ma sentiamo ora le parole di mister Torrente alla vigilia di Vicenza Gubbio. Domani alle 17.30 il Gubbio sfida la corazzata capolista Vicenza al Menti. Mister Torrente, intanto si comincia questo mese di febbraio dopo un gennaio un po' movimentato, ma nemmeno troppo, a vedere il mercato del Gubbio. Intanto le chiedo se è rimasto soddisfatto appunto da questa finestra di mercato. Io no, però poi chiedete al presidente e al direttore Gianmarioli. Questa risposta lapidaria del mister, che penso faccia capire tutto, però comunque è arrivato Bove che si è integrato già in squadra e sarà della partita domani, potrebbe essere la partita domani quantomeno. Un Vicenza mister che, come detto, è squadra che sta dominando questo campionato, appena 10 gol subiti, 10 risultati utili consecutivi, però il Gubbio ci arriva con maggior consapevolezza dopo le 3 vittorie consecutive. Sì, veniamo da 3 partite positive a livello di personalità e anche di gioco. Andiamo a affrontare la capolista con coraggio, con personalità, cercando di far risultato. Possiamo dire che senza dubbio ora si vede una squadra che è più collettivo rispetto a qualche settimana fa? Sì, sono d'accordo. Adesso stiamo diventando una squadra, l'abbiamo confermato in questa settimana, dobbiamo dar continuità a questo, perché poi alla fine la squadra vince, il singolo può far vincere qualche partita, ma alla lunga vince sempre la squadra. Un Gubbio, mister, per chiudere, che non ha risolto, per tornare tanto al mercato, il problema dell'attaccante centrale. Si aspetta qualcosa dal mercato degli svincolati, da qualche pista estera, diciamo? No, io cerco di fare il meglio che ho qui a disposizione in questo momento, come da quando sono arrivate. Anzi, colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo e al mio staff. Quindi io non guardo al mercato, penso al far meglio con questi ragazzi che hanno dato grande disponibilità e si è visto poi in queste partite. Il turno numero 24 del girone BDC inizia stasera con il derby salvezza tra Imolese e Ravenna. Domani 4 gare alle 15 con incroci playoff salvezza fra Suttirola Arzignano, Rimini Carpi e Padova Vispesaro, mentre Triestina e Virtus Verona è uno spareggio per la decima piazza, ultima valevole per i playoff. Alle 17.30 invece, oltre a Vicenza Gubbio, si disputano anche Reggiana Fano, Piacenza Cesena e Feralpi Salò Modena, mentre lunedì sera posticipo con derby marchigiano tra San Benedettese e Fermana. E andiamo ora in B, perché si disputa la 22esima giornata con il Perugia atteso domani alle 15 nella tana della Juve Stabia. L'ultimo giorno di mercato ha portato in dote a mister Cosmi l'esperto centrocampista greco classe 86, reduce dall'esperienza a Cosenza, mentre è rimasto Iemmello, che ieri non si è allenato proprio per ragioni di mercato, visto che era conteso da Parma e Pescara e che domani potrebbe partire dalla panchina in terra campana. Cosmi è pronta a confermare il 3-5-2 vincente, visto con il Livorno, con Melchiorri, Falcinelli, tandem offensivo, mentre a centrocampo Carraro e Quan contendono una maglia rispettivamente a Konaté e Falserano. In difesa, dove verrà convocato l'altro neo acquisto Rajkovic, ancora Angella con Rosi e Jomber. Sulle corse esterne agiranno invece Mazzocchi e Nzita. La sua età, quando parlammo pochi giorni dopo che sono arrivato, insomma, la domanda di come avremmo aggiustato la squadra, io dissi subito che non è che era una mia
idea, ma era un pochino quello che aveva espresso la società, che sicuramente sarebbero aggiustate alcune cose in relazione però inevitabilmente a quelle che sarebbero state le uscite. Come avete visto, non sono usciti i giocatori, ne sono entrati tre, mi riferisco a Rajkovic, mi riferisco a Benzane, mi riferisco a Greco, e senza nessuna uscita, quindi poteva essere un mercato diverso nel caso si fossero avverate certe situazioni. Non è stato così e tiriamo diritti, per non cambia niente per quelle che è la nostra strada, per quelli che è il nostro obiettivi e per quello che è la nostra determinazione nel voler fare qualcosa da qui alla fine del campionato, in queste 17 partite. Però Juve Stabia intanto c'è un ottimo allenatore, io ho visto giocare questa squadra anche in Lega Pro, in Serie C, e non casualmente è riuscita ad essere promossa, non casualmente esprimeva un ottimo gioco. E dentro questa squadra, oltre allenatore molto bravo, secondo me ci sono dei calciatori che sono pericolosissimi. Guai a pensare che sia una squadra tutta agonismo. È la squadra che in casa ha fatto più gol nei primi 20 minuti, quindi già l'approccio della partita è sempre forte da parte loro, quindi per contrastarlo bisognerebbe fare un approccio come loro. Molto semplice, insomma, però ecco, ripeto, noi andiamo con la convinzione di esserci liberati da questo mercato e quindi di essere un pochino più liberi. Molto probabilmente la stessa situazione l'hanno vissuta anche loro, perché non è una situazione che ha vissuto solo il Perugia, insomma. E quindi però sulla pericolosità di questa squadra credo che non è solo la classifica, ma è la bontà dell'organico e, ripeto ancora, di un allenatore che a mio giudizio se ne è parlato molto meno di altri, avendo fatto molto più di altri. E scendiamo ora in D, perché domani alle 14.30 per la 22esima giornata altro derby umbro in arrivo dopo il 2-2 della scorsa settimana fra Trestina e Foligno, con protagonisti sempre i falchetti che ospitano al blasone il Bastia. Biancoazzurra quota 28 nel limbo tra playoff e playout, biancorossi invece a 21 in piena zona playout per una gara ad alto contenuto emotivo. Il Trestina attende ai casini invece il tutto cuoio, ultimo della classe, trasferta sul terreno dell'Aglianese invece per il Cannara. Ventesimo turno in arrivo in eccellenza, sempre domani dalle 14.30, con il 2 di testa Spoleto e Narnese che affrontano rispettivamente Orvietano in trasferta e Trasimeno in casa, mentre per il Tiferno di Mister Tasso c'è il derby contro il Lama. Il Sansepolcro di Bonura attende Ponte Valle Ceppi, cerca riscatto anche l'Angelana di Sandriani sul terreno della Ducato, Assisi Subasio che affronta Castel del Piano, mentre per l'Ellera, ultimo in classifica, c'è la Nestor, cerca redenzione anche il Gualdo Casacastalda penultimo che ospita all'Uzzi San Sisto per uno scontro salvezza davvero importante per i gualdesi. Ventesimo turno anche in promozione nel girone A, il Branca dopo il KO interno con il Montone proverà a ripartire e alimentare la sua classifica che la vede al primo posto, proverà a ripartire, dicevo, dal campo di Mantignana, mentre il Ventinella distante due lunghezze dagli Agubini e di scena a Città della Pieve. Derby da brividi d'alta quota tra Montone e FC Castello, Ponte Vecchio sul terreno della Pietralunghese ultima in gradatoria, Tiberi Smacchia San Feliciano e Selcinardi opposto al Taverna. Nel girone B la capolista Massa Martana, Massa Martana e San Venanzo ricevono rispettivamente Athletic Bastia e Montefranco, mentre per Clitunno c'è la trasferta a domicilio di Campitello. Area di derby tra Bisfoligna e Giulia Spello, Viole riceve Romeo Menti. E passiamo ora al volley, perché a distanza di 10 giorni dai quarti di Coppa Italia torna Perugia-Padova al Palabarton con la Sir Safety Conad che affronta domani la Coene, stavolta per la quinta di ritorno di Superlega. Fischio d'inizio alle ore 18 con i Black Devils che cercano punti importanti per conservare la seconda posizione in classifica e che vanno a caccia di quella che sarebbe la 12esima vittoria consecutiva in Superlega, la 17esima totale. Dopo alcuni cambi operati nell'assetto in Champions contro Tours, Einen dovrebbe tornare all'antico e spedire in campo inizialmente De Cecco Atanasevic, fresco di rinnovo. In diagonale Podraskan in 1 tra Riccio Russo al centro, Lanza Leon schiacciatori e Colace a guidare la seconda linea. Turno di sosta invece in A1 femminile per Bartoccini forte in fissi Perugia, che prepara così il prossimo impegno fissato per sabato 8 febbraio, quando ci sarà lo scontro salvezza sul campo di Filottrano.
E passiamo ora al basket, perché osservato il turno di riposo dopo la straripante vittoria su High School Lab Roma, per la bottega del Tatu Fumberti è arrivato il momento di affrontare Selargius. Domani alle 15.30 giudice e compagno dovranno ancora sfornare una super prestazione per battere la squadra sarda in piena lotta playoff. Le ragazze di Coach Conto sono in cerca di una vittoria che le porterebbe ad avere le porte spalancate proprio per l'accesso alla post-season, traguardo della squadra biancoazzurra dopo il raggiungimento delle finaletti di Coppa Italia. Palla 2 dunque domani alle 15.30 al Palamorandi. In Serie D maschile invece vuole proseguire la striscia positiva Emi Basket Gubbio, distante 4 lunghezze da Assisi primo della classe. Gli Agubini sono chiamati domani a far risultato sul parquet di Wisp Palazzetto Perugia con inizio con palla 2 fissata per le ore 18 al Palafoccià. E in chiusura vi ricordiamo l'appuntamento di stasera alle ore 22.30 con Sport e Incontri, Sport e Società, con l'incontro con Laura Agea, sottosegretaria al Ministro degli Affari Europei, e poi anche spazio ai pronostici del calcio dilettantistico regionale. È tutto per questo appuntamento con l'informazione sportiva, e l'informazione torna su TRG lunedì mattina dalle 7.30 con TRG Mattina e la nostra rassegna stampa. Buona domenica a tutti.